Ora passiamo ad una serie di carte. Ne abbiamo di varie dimensioni, dall'80 a 100 a molto più grandi. E, prima vi ho parlato di 100.000 euro per un'opera, qui ci sono anche delle opere che si aggirano sui 10.000 euro. Però vi vorrei raccontare che cosa sono le carte nell'opera di Hermann Nitsch. Se avete già ascoltato, vi ho già ricordato che le carte vengono messe sotto la tela. La tela viene messa in verticale sulla parete. Sotto viene posta la carta, cioè il pavimento è tutto ricoperto di carta quando dipinge. Altrimenti nelle azioni si stendono dei teli di lino. E su questo pavimento cola il colore, si calpesta questo pavimento. Avviene la vita, c'è lo spazio della vita. Cola il colore, poi queste carte vengono alla fine quando sono stati dipinti gli oli, vengono sollevate dal pavimento e diventano loro stesse materia pittorica. Quindi ci saranno delle successive elaborazioni, il colore verrà di nuovo steso. In alcune percepiamo gli schizzi dall'alto, ce ne sono tante. Ah, vi ricordo inoltre che tutte queste immagini sono riportate sul nostro catalogo. Il catalogo vi verrà spedito se ci contatterete ai numeri in sovraimpressione o altrimenti lo potrete scaricare da internet sul nostro sito www.sant'agostinoaste.it. Quindi sono tutti riportati i quadri. Quindi queste carte hanno una loro autonoma identità in un secondo tempo. Lui lavorerà su queste carte. Le dimensioni, insomma, vedete adesso le immagini che scorrono, ne abbiamo di varie dimensioni, di vari prezzi. Però qui possiamo dire che avviene il suo teatro delle orge dei misteri. La poetica è sempre la stessa e anche il metodo di lavoro è uguale. Adesso vi stiamo mostrando l'ultima serie delle carte presenti che sono state presentate alla mostra. Vi ricordo la mostra, l'abbiamo avuta in galleria dal 24 ottobre al 14 novembre. Questa mostra è stata inaugurata da Hermann Nitsch in persona. Quest'ultima serie di carte, rappresentano sempre il suo modo di lavorare. In alcune, nei particolari, vedrete addirittura che lui utilizza la scopa perché, come vi ho già detto, vengono messe per terra e per terra si può agire in vari modi. Uno di questi modi è addirittura la scopa, oppure quando li mette in alto con le mani, in basso con i piedi, in alcune ci sono le impronte dei piedi, in altre le mani con il colore che entra dentro. Lui parla spesso del suo modo di dipingere, ma di sentire l'arte in generale. Qui a Torino, il posto dove si trova la nostra galleria d'arte, c'è nel nuovo allestimento che è stato fatto adesso, insomma, c'è stata l'inaugurazione ad ottobre 2009. Il nuovo allestimento di Danilo Ecker prevede addirittura una sezione del museo chiamato proprio Teatro dell'Azione, dedicato a Hermann Nitsch. Quindi questo per raccontarvi la grande importanza di questo artista austriaco. Addirittura a Napoli, a Nietzsche, è stato dedicato un museo. Infatti questo è un libro che proviene dal museo ed è una raccolta di scritti di Nietzsche. Perché Nietzsche, oltre a dipingere, scrive anche le musiche delle sue. Queste musiche quando vengono messe in. Quando ci sarà l'allestimento di queste musiche, durante il Teatro delle Orge dei Misteri. E
E anche queste carte possiamo dire che fanno parte di tutta questa rappresentazione. Lui vive l'opera d'arte totale, quindi dipinge, quindi scrive musica, quindi diventa il sacerdote di questa sua messa, di questa sua messa in scena. Le opere che seguono, da qui in poi, sono tutti relitti di azioni. Di azioni, ad esempio, questa è l'azione 109 che si è svolta nel 2001. Le misure di quest'opera sono 131 di altezza e 220 di base. Qui c'è il sangue e tecnica messa su tela. Il sangue perché? Sicuramente in un'azione, perché tutt'oggi Nietzsche, quando fa delle azioni, utilizza il sangue, utilizza gli animali sventrati. Sull'animale sventrato, a volte crocifisso, che cosa succede? Si versa il sangue e quindi questo sangue permea tutto. Arriva sul camice. Tocca il pavimento dove è stato steso un telo di lino bianco, tocca le cotte, tocca i simboli del cristianesimo, che qui sono presenti. In questo caso c'è anche l'immagine di Cristo sempre nella passione, perché abbiamo detto che per Nietzsche il dolore è indispensabile nella vita. Ciò che avviene nella vita di tutti noi soffriamo e attraverso il dolore ci trasformiamo. Soltanto il dolore ci permette la trasformazione. Quest'opera è completa, è Nietzsche. Nietzsche, quando fa un'azione, pensa e studia ogni singolo particolare, nulla è lasciato al caso. In questo caso ci sono delle immagini, degli schemi, qualcosa che deve essere ripetuto. Quando si assiste a queste azioni, si ha l'impressione che allora c'è il maestro al centro della scena e poi ci sono gli aiutanti, c'è spesso l'uomo che viene crocifisso, c'è l'animale che viene sventrato e squarciato e c'è il pubblico che assiste. Lui rimane a volte un po' in secondo piano, però noi attraverso anche queste cose capiamo che Nietzsche ha pensato tutto, è lui il regista, è colui che decide, che ha già tutto in testa e che vede l'opera d'arte globale. Infatti in queste messe in scena c'è anche la musica, ci sono i tamburi. Lui pensa tutto e in questo si capisce, è tutto già preordinato. Ora parleremo di questo camice con sangue. Le misure sono 170x185. Come potete vedere, è messo in una teca di legno. Il camice, abbiamo già detto che è quello che viene indossato dal maestro, da Nietzsche, durante l'azione, durante la messa in scena. Io sono il pittore che torchia, per voi questo vino è eccellente. Il mio camice è segnato e porta tracce bagnate d'umidità, polpa, porpora e schiacciata dell'uva, del mosto in fermentazione. Io sono il pittore che macella e caccia per voi l'animale. Scavo con entrambe le mani nella carne, umida di sangue, delle sue interiora, e macchio il mio camice con feci, sangue e colpa. Questo è il camice del pittore. Questo è ciò che avviene. Questo camice con vernice, le cui dimensioni sono 130x145, fa anche questo parto.